Arianna sta installando questi dispositivi per ridurre l'inquinamento. I suoi mezzi ovviamente sono vecchi, hanno tanti anni di lavoro su. Allora i nostri dispositivi non è che fanno i miracoli, vanno a migliorare la combustione e quindi automaticamente fare in modo che riduce l'inquinamento. Come ora, si chiamano questi macchinari, signora? Dispositivi 3D della Dukic dei Dream, antiparticolato. Lei si chiama? Anna Dukic, che sono l'amministratore della Dukic dei Dream, e lui è Michele Campostrini, che è l'inventore del dispositivo. Di questa serie di è con Vito Caso, la presidente dell'associazione Posidonia, oltre che titolare di questa stupenda... Certo. Quello che volevo dire, associazione ambientalista, che ha promosso che mi ha fatto conoscere questa cosa. Ieri abbiamo fatto le installazioni, adesso fra 4-5 giorni cominciano ad andare in funzione. Ieri abbiamo fatto già i primi test e abbiamo ottenuto già d'amblè un abbattimento di oltre il 50%. Anche a livello di opacimetro? Sì, diciamo. Sì, a livelli opacimetrici, a livello di... Ma c'è un altro vantaggio, non è solo una questione di fumosità, è una questione che noi non facciamo produrre i materiali inquinanti, che sono quelli che bruciano gli occhi e che non si respira. Specialmente il biossido di azoto, che è devastante, che viene prodotto dai filtri antiparticolato, che peraltro sono la cosa. Quindi come funziona questo macchinario? Viene installato sul... Prima della pompa, e quindi si fa passare il carburante all'interno di questo dispositivo, subisce delle particolari onde di campi elettromagnetici. Ecco qua, ci troviamo con l'autobus. Elettromagnetici e praticamente otteniamo una miglior combustione, quindi andiamo a fare un lavoro di far ridurre il consumo di carburante diminuendo l'inquinamento. Quindi io penso che nell'arco di una decina di giorni torneremo qui a Positano e poi sarà l'occasione di fare delle fotografie in servizio per far vedere effettivamente sui mezzi i risultati ottenuti. Lei prova a immaginare un camino che sta funzionando con legna verde e bagnata, che fuma e non rende energia, mentre lo stesso camino che lavora con legna secca non fa fumo e rende tantissima energia. Va bene, stiamo a vedere. Intanto complimenti a questa iniziativa. Intanto cominciamo e poi dopo speriamo. Grazie a Vito Caso, che mi ha fatto conoscere, e anche alla Fabio Gioia, che ha applicato questa cosa. Grazie.